Salve gente da Restrack89 e benvenuti in un altro episodio su Euro Truck Simulator 2. Oggi, come vedete, siamo in compagnia, siamo in multiplayer. Dopo molto tempo siamo qui con Simmer77. Buonasera a tutti. E con Iron Farmer. Ciao a tutti. Allora ragazzuoli, visto che eravamo qua in tre, ho detto facciamo un bel ATS in multi, visto che era da tanto che non lo portavo. Quindi ragazzi, per questa puntata non facciamo un test mod come faccio di solito su ATS, però usiamo i camion originali. Andiamo tutti, questo da dove va? Ti spacca il camion, Iron? Eh? Ti spacca il camion? Questo mi sta sfasciando tutto questo. Allora ragazzi, andiamo tutti e tre a Zurich. Abbiamo io e Iron un carico di muletti, mentre Simmer porta una pala gommata e una terna. Quindi direi di partire tutti subito e via. Ottimo. Adesso dobbiamo portarli in un magazzino tutti questi muletti o che cosa ne devono fare? Non so. Secondo me ce lo fanno portare... No, è Simmer forse che lo porterà su un cantiere. No, io al... no, qui non ci sono i cantieri. Al posped devo... Sì, devo ci sono i cantieri. Ma sì, quella consegna là, ma non è un cantiere. Rispetto... Cantieri dico come American Truck. Ah, no. Cantieri intendevo... Sì, sì, ho capito quella consegna che c'è a... Come cavolo si chiama? Vabbè, dove stanno costruendo? Ricordo. Esatto. Iron c'è? Sì, ci sono. Ok. Volevo chiederti, Red, là davanti, tu che sei più avanti, c'è già il sole o piove anche là? Qua c'è il sole. Anche da me c'è il sole. Perché ragazzi, praticamente, io e Simmer vediamo il sole. Iron, da Iron piove. Esatto. Non ho capito sta cosa, però va bene. Non vorrei mai che fosse per il fatto... Tu hai regolato le precipitazioni? Ho messo probabilità di pioggia bassa, comunque un livello basso. Ah, guarda, c'è anch'io, quindi boh. Vediamo. Di tanto un po' di pioggia sta bene, però se piove sempre non ti rompe anche le scatole. Sì. Ma io sono tipo American Truck, l'ho aumentata perché, ok, sono paesaggi secchi quelli là, però... Non pioveva mai. Farti over almeno una volta ogni tanto. Io ho aumentato perché sennò non c'era mai pioggia. Andiamo da bere sti quattro geranie che ci sono. Non lo so. Esatto. Allora qua giriamo. C'è una curvona brutta qua. Ce l'ho fatta. Porca vacca, ci stavo tamponando. Ha bloccato il nostro Red. C'è una curvona brutta? Sì, con la curva brutta che c'è con l'entrata strettissima. O tiri giù un palo o ciao. Aspettate che rallentiamo un attimo. O se riusciamo a entrare. Sì. Come sempre ragazzi, siamo scena con la curva qua. Sì, ma l'hanno fatta, come fai? O la prendi larga, ma vai, esatto, sull'altra corsia. Se no non ce la farai mai. Ragazzi, come al solito, tutti con i Volvo. Sì, capi, sono i migliori, secondo me. Sì. Ma mi devo prendere uno Scania, non l'ho ancora comprato, voglio provare anche uno Scania e vedere come va. Guarda, abbiamo Simmer che ci sorpassa. Passa. Beh, non è malissimo lo Scania, però per adesso io ho sbloccato il motore da 7.30. E okay, non so... non ti garba? Ah, ma io sono un amante del Volvo. L'ho già provato su una... Cioè, su una o due puntate lo Scania. Però sono... Mi piace di più il Volvo. Infatti abbiamo anche Iron sullo specchietto. Dai, lasciamo passare anche Iron. Tanto tutti abbiamo il navigatore impostato su Zurich. Ah, vedo che vai piano allora. Sì. No, ora è andato per aspettarvi. Ah, ok. Quindi possiamo tirare un attimo? Sì. No, magari non adesso che c'è la curvona. La mega curva. Però se non sbaglio, lo Scania dovrebbe montare anche un motore più grosso del 730.
vorrei sbagliarmi, ma dovrebbe essere un 8 e qualcosa. Ma chiuso l'occhio molto più avanti. A livello 27 o 30. Sì. Io sono al 24 o 25, ho appena sbloccato al 7.30. Ah, io sono ben più indietro, eh. Gioco poco con Euro Truck, sinceramente. Ma tu l'hai anche preso dopo? Io l'ho anche preso dopo, quello è vero. Accendiamo anche i fanali. No, così alti, bassi. Sì. Vabbè, tanto qua c'è il casello, perché siamo in Italia, ovviamente. Ogni 2x3 c'è un casello in Italia. Secondo me dovrebbero fare l'aggiornamento, cioè su un aggiornamento mettere il telepass. Esatto. Sì, sarebbe bello. Ma forse te, Simmer, mi avevi detto che sul pack Scandinavia c'è il telepass? Su quello Scandinavia c'è il telepass, esatto. Però quando sei online funziona. No, non va. Ma io ce l'ho DLT Scandinavia, ma non mi va il telepass, non mi devo fermare. Ma va? Sì. E allora si vede che magari non era sullo Scandinavia. Allora era una mod, sai che non ricordo più. No, ma qualcuno mi ha detto che su un DLC c'era questa cosa, Beh, ci sono dei DLC che... un DLC mi sembra che c'è, che dà delle aggiunte al gioco. No, forse era quello. Di accessori, diciamo, e cose del genere. Magari in mezzo c'era... C'era anche il telepass. Può darsi. E tipo su American Truck è in automatico... Cioè, parti già col telepass. Infatti ai caselli tipo passi via 150 all'ora per il casello, sperando di non beccare un angolo o un marciapiede. Esatto, più che altro. Fai di quelle granate. Ma freno un po', dai, cioè, passi così. Ma c'hai in fretta. Hai fretta. Vabbè, ho capito. Una volta che ti sei stampato sono più i soldi che spendi a aggiustare il cambio che quelli che perdi nella consegna. Sì, beh, è vero che è quello. No, ma che dici, Mari, prendi corsa dopo una vita, no? Perché con i primi motori, prima di prendere su velocità, ci vuole una settimana. E dici, porca vacca, casello, no, allora tiri dritto. Per non rallentare, metterci un'ora a riprendere velocità, tiri dritto e via. Sì. Però adesso siamo già a 106, 107, ma come va su? Vabbè, se ci mettiamo ad accelerare andiamo via di brutto qua. Vabbè, che è un 100, 110 va bene. Sto un po' distante da Iron, che ormai non mi tiri una laggata. Una laggata, esatto. Come è successo l'ultima volta con me. 43% di danno. Vacca vacca. No, io ero su American Truck. Oh, sì, merda, dove sei? Sono un po' più indietro, sto arrivando. Ok. Su American Truck ho fatto una partita con Loris JD. Oh, mi ha fatto una laggata, gli sono andato dentro, ma ho fatto 100% di danno, Porco cane. Vabbè, nell'ultima live è successo anche a noi che abbiamo fatto 100% di danno. Sì. Il 100% di danno. Che botte, ragazzi. Ma là su quel profilo là avevo 95.000 euro, 73.000 euro per preparare il camion. E non c'avevo il bug. Esatto. E ho detto, col cavolo che faccio così. E sono riuscito a recuperare il salvataggio precedente. Ecco che arrivano delle macchine. Sì. Qualcuno è passato. Qualcuno qui si è ribaltato anche. Perché? Ah sì? Sì, è andato proprio testa in giù. Ha fatto la curva con la macchina? Con la macchina. Non l'hai visto, no? No, stavano appena correndo. Appena dopo, esatto. Appena dopo di voi. Uno fermo qua. Poi è stato per arrivare. Non lo vedo. Non so, ho visto una freccia verde sul navigatore, però non ho capito che cos'era. No, una freccia verde. Ah, no, allora è solo l'indicazione della... Del tunnel, forse, della galleria. Sì, esatto. È proprio qui all'ingresso del tunnel. Ora qua, spostatevi a sinistra sicuramente. Perché? Lavori in corso? No, è per un'uscita. No, c'era doppia corsia. Sai che a volte non è segnalata, ti dicono
cartello ti dice che ci sono due corsie che vanno dritto, poi arriva l'incrocio e sei lì che giri all'ultimo secondo per... Perché ci sono solo due corsie. Esatto. E finché sei in multi ancora riesci a girare. Quando sei in singolo che c'è il traffico, fai di quelle tuonate. Esatto. Poi di quelle manovre ho paura a volte. Mamma mia. Comunque su... No, forse qua no. Qua non puoi cambiare il CB. Ma in teoria su... American Truck puoi cambiare il CB, il canale del CB. Che magari... Ma sarebbe è riuscito a cambiarlo? Mi hanno spiegato ma non ho più provato. Ah, non hai provato. E allora... Devo provare che magari anche su ETS c'è sta cosa. Per vedere. Così almeno ci togliamo tutte le vocione che ci sono... Vabbè, ma sono ormai mutate da sì, tempo. Sì, sì, beh, vero. Come hai rallentato, Red? Perché stavo per entrare dentro ad Iron, allora ho rallentato. E poi a riprendere è dura. Sì. Passi pure, passi pure. Mamma mia. Mamma mia. La fiancata. Ma è quel cavolo, sai quando ci sono le frecce, quelle che non, cioè, ti fa vedere... Che non puoi passare per quella strada là. Tu ti avvicini, ti fai inchiodare. Cantiere, occhio al cantiere. Ok. Occhio al cantiere. Qui c'è un bel traffico. Cos'è sta roba qua? Suona. Ho beccato un idiota che mi sbarra la strada. Polizia. Che polizia? Cioè sono delle macchine della polizia. Occhio, che siamo fermi. Mi hanno bloccato, sì, siamo fermi. Adesso si sono spostati. Grazie. Ah, sai cos'è? Magari era per far passare il convoglio. Ah boh. Magari avevano bloccato la strada. Ah, ma finché magari sono quelli con le macchine che fanno bloccare il traffico per far passare il convoglio o cose del genere. Va bene. È anche bello perché alla fine è un po' non la realtà, ma quasi, però. È bello così. No, come certi cretini che usano la macchina per fare i deficienti. Vabbè, ma scusate, se c'è comunque la doppia corsia che si passa lo stesso, non vedo perché fermare... Là devi andare a chiederlo a loro. Vabbè che magari all'estero sono abituati a fare robe... strane. Sì, noi facciamo sempre avanti e... Piuttosto spacchiamo tutto ma non ci fermiamo mai. Ok, 134 km. Ottimo. A Red l'abbiamo perso, non lo vedo più. No, sono qua dietro di te. Ah, ok. Sai che ci ho fatto caso adesso che sul cruscotto mi dà anche i chilometri totali percorsi col camion. Cioè pensavo che te le desse solo nelle pagine di gestione. Ma sai che puoi cambiare il cruscotto? Man mano che sblocchi cambi gli interni, diciamo. Col tasto I forse. Sì, col tasto I puoi cambiare le opzioni del cruscotto. Vedere quanti chilometri fai con un litro e cose del genere. Sì, quello sì. Ti esce anche quanti chilometri fai. Cioè quanti chilometri al camion. Pensavo che si potesse fare. Che proprio cambiavi la grafica del cruscotto, ecco. No, intendo. No, quella ne hai un paio, è morta lì. Che col cavolo che metto su quelli viola, che schifo. È ancora quelli su quelli viola, Iron. Sì, c'ho ancora quelli. Che schifo. Quelli viola. Ma dai, ma secondo me dovrebbero. Se dovrebbero far cambiare gli interni, sarebbe bello tipo scegliere il colore. Perlomeno. In che senso? Esempio, al posto del viola o metterti gli interni. Ah, ok. Sì. Puoi cambiare gli interni, ma metterti il selezionare il colore perché fa schifo viola, dai. Iron l'ho perso. Ma Iron ci sei ancora? Sì, io sto correndo, sono andato. Vado in recupero di Iron. Rallento? Ecco, Red. Boh, se vuoi, io non ti vedo più neanche sulla mappa. Ma allora rallento, dai. Aspetta che inizio a rallentare anch'io perché
Poi mi trovo davanti, dietro a lui e devo inchiodare e dopo non riesco più a riprendere. No, ma sono agli 80 all'ora ancora, non è che sto andando proprio piano. Ma se inchiodo io, poi mi va a 40 all'ora. Ok. Ecco, adesso li vedo tutti e due, sì. Perfetto. Tanto ci mancano 64 km. Curvona un po' bruttina. Eh sì, c'è una bella curva. Questa è una curva da 80 all'ora, se la vuoi fare bene, non esatto. A 150. Sono dimenticato di impostare i tasti per aumentare o abbassare il cruise control. Vediamo. Perché non lo uso mai il cruise control? Ma sai perché io lo uso? Per il fatto che ho il pedale del mio volante che sta facendo i bizz. Sì. E allora ogni tanto non accelera del tutto. E quindi per aumentare la velocità, invece di star là a premere, a spaccarlo a forza di premere, imposto il cruise control, aumento la velocità tramite il cruise control e sono a posto. Esatto. Ah sì, quello sì. Sì, solo per quello lo uso, Ho uno dei due pedali che è quello del freno però che fa le bizz, quello dell'acceleratore al 90% va. Ah ok. Allora ogni tanto o mi metto tipo ad accelerare col tasto V o se no metto cruise control. Puoi cambiare marce anche con cruise control inserito, sì. In teoria sì. No, si disattiva. Se tu cambi una marcia si disattiva. Ah, quindi devi arrivare comunque col pedale fino a una marcia che ti consente di andare alla velocità giusta e poi... Esatto, poi lui la mantiene. Un po' come nella realtà, insomma, esatto. Più o meno. Sì, appena tocchi il freno si disattiva o anche il freno a motore. Ok, qua spostatevi a sinistra. O almeno per dove devo andare io, ma mi sembra che andiamo tutti nello tutti stesso a Zurigo, posto. Tutti a Zurigo. No, ma anche nello stesso scarico, nello stesso punto di scarico. Io e te sì, Simar no. Ah, ecco. Io vado al pospetto. Qui dovremmo uscire, almeno io devo uscire. Sì, anch'io. Idem. Quindi ci spostiamo a destra. Senti come mi vibra il volante quando monto sopra le righe bianche. A me non vibra niente, quindi sono a posto. Ma forse non hai la vibrazione sul volante o... Sì, non c'ha la vibrazione. Ah, ecco. Ma a volte è un po' fastidioso, perché come ti sposti un po' più a destra comincia a vibrare continuamente e non molla finché non ti sposti. È meglio, se stai prendendo sonno, è fatta apposta, esatto. Vibra il volante. E in effetti fuori. Quello anche vero. Allora siamo anche arrivati 5 km. Siamo arrivati. Dovremmo esserci, sì. Qua è pieno di chicane. Questa è entrata di Zurigo. È una curva qua. Sì. Ho preso il marciapiede. Porca vacca. No. Su sto punto qua della mappa, se ti prendi la macchina puoi fare a rally. Chissà se premi il freno a mano se ti parte di culo la macchina. Ah, non lo so. Laggata, mamma mia. Cosa? C'è stato un lag. Ma non ti ho beccato stavolta. Guarda che sei distante, eh? Io giro se... No, ho frenato perché... No, ma in senso che io dallo specchio ti vedo stradistante. Tu adesso? Adesso no, ma prima sì. Ah. Quando hai detto quello? Avevo frenato. Io giro a sinistra e ragazzi vado a consegnare. Ok. Ma qua giro a sinistra anch'io qua. No, ma... Ho prima. Sì. Ah, ok. A quanti chilometri sei te, Simer? A uno. Ah, ok. Sì, saremo qui vicino, eh. Viene lei qui per i saluti? Va bene. Ok. Oh, è verde! Sto andando. Non posso mettere il dito medio fuori qua, però... Allora, io devo... Chissà se qualcuno ha fatto la mod del dito medio. Come quando suoni che guardando dall'esterno vedi il come si dice il chi suona,
Dovrebbero fare un dito meglio. Tasto, imposta tasto. Ok, allora devo parcheggiarlo lì. Ah sì, no, è vero che qui si va direttamente al parcheggio. Eh sì, qua non... E tra l'altro devo mettere la scelta già preimpostata su American. Su American, anche sì, io. Perché mi rompo ogni volta la... Me lo dico tutte le volte e poi... Parcheggio dove vuoi e poi ti fa parcheggiare in... in quei posti assurdi. Qua non capisco se devo girare qua sì, adesso, gira. Vero? Che col navigatore piccolo non riuscivo a capire se era... Ma basta che leggi il nome della ditta, se no... Non stavo leggendo. Ah, comunque c'è scritto Stokes. Allora, parcheggiamo. Ma qua in teoria siamo in area non collision, quindi... Esatto, quindi problemi zero. Facciamo la manovra dall'esterno, va. Noi che possiamo... Qui chi fa? Esatto. No, ma vieni a parcheggiarmi dentro, non lo so io. Sì. Ok. Stesso posto. Perfetto. No, finché sei in single player o devi parcheggiare dove non parcheggiano altri o non c'è confusione, io di solito faccio anche dall'interno. Ma se sei così sì, che anch'io. Devi parcheggiare sullo stesso posto è un macello se fai dall'interno. Perché? E guardando non capivo più se era il mio rimorchio o il tuo che poi magari guardi lo specchietto, ma lo specchietto non è il tuo ma è quello dell'altro. Ah, siamo proprio qui vicino praticamente. Sì. Ok. Allora, eccellente, 7.000, 12.300 euro in totale, 522 punti esperienza. Siamo anche vicini al livello 25, ci manca praticamente... 140, 130 comunque, punti. Voi non ci crederete, ma a me dice che sono a livello 1343. Cosa vuol dire? Adesso voi ti mando la foto, sono... Il livello mi dice 1343 e livello esperienza sono a 9.030.461 punti. Pazzito! Hai sbloccato tutto? Ho sbloccato tutto praticamente. Sì, mi arriva un po' più indietro così facciamo i saluti. Più indietro? Sì. Ah, dimmi sì. Boh, e così c'è la scrittina sì, ma se faccio 8? No. Solo col 2 puoi vedere... Ma se voglio togliere lo zoom? Non puoi, nel senso che devi, come si dice... Sì, là così. Così si vede tutto. Togliamo i specchi, togliamo anche... Ok, allora ragazzi, direi che anche per questo video è tutto, abbiamo fatto un bel viaggetto, stranamente tutti e tre nello stesso posto. Esatto. Senza far danni. Esatto. E guarda questo, che mi passa... Ma dai, sto registrando! Vai via! Sto registrando. E mi passa davanti. Allora, ringraziamo Iron Farmer. Grazie a te. Ringraziamo Simon! Grazie a te! Ragazzi, come al solito, lasciate tanti like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e condividete. Noi ci ritroviamo su un prossimo video. Ciao gente! Ciao a tutti! Ciao a tutti!